ricoverato per accertamenti. Confcommercio Roma e AMA siglano un patto per permettere alle associate di pagare la tassa dei rifiuti rateizzandola fino a 24 mesi. Sentiamo i particolari nel servizio di Betty Beltrami. La crisi economica coinvolge molte realtà professionali e non risparmia neppure quelle più solide. E proprio per questo Confcommercio di Roma e AMA hanno siglato in Campidoglio un protocollo d'intesa per consentire alle aziende rappresentate dalla Confederazione una rateizzazione della TARI, cioè la tariffa rifiuti, che grazie al documento d'intesa permetterà agli operatori di usufruire di una dilazione del pagamento delle bollette TARI, potendo contare di frazionare l'importo fino ad un massimo di 24 mesi. Siamo consapevoli che è una congiuntura economica negativa e quindi stiamo andando, sia per quanto riguarda i cittadini che i commercianti, verso la rateizzazione laddove ce n'è bisogno. Con questo accordo noi riusciamo a dilazionarlo in 24 rate, addirittura fino a 48 mesi per le particolari situazioni. Non solo, qualora vengano fornite ulteriori garanzie, quali fideiussioni bancarie o confidi, diventa possibile una rateizzazione più ampia. In ogni caso, la fideiussione bancaria diventa obbligatoria se gli importi superano i 25.000 euro. L'AMA nel 2012, ha spiegato il sindaco Gianni Alemanno, ha ottenuto un ottimo risultato recuperando 10 milioni di evasione. Inoltre, ha aggiunto il primo cittadino, l'accordo rappresenta un'opportunità per tutte le imprese in affanno, distinguendo chi è in stato di bisogno da chi invece vuole fare il furbo.